Ciao a tutte ciegine e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per fare la recensione di Princess Skystar, dove ho ordinato su Amazon. E scusatemi tantissimo per l'assenza, ragazzi, ma io vado in terza media e quel poco di tempo che ho per rilassarmi vorrei riposarmi un po' e non editare video, ragazzi. Cioè è pesante editare video e per chi registra come me sa che cosa provo. Comunque niente, a parte Princess Skystar che oggi andiamo a recensire, ho anche Twilight che non so chi ha visto nell'ultima live che ho fatto di sera, ma c'era un po' di gente, quindi credo che l'abbia visto qualcuno. E se vi state chiedendo dove è finita la recensione di questa bella donna, il problema è che mi si è cancellato il video. Grazie telefono, sei molto intelligente. Perché ragazzi, io ho un problema con il mio telefono, io registro con quello di mia sorella e quello di mia sorella si è buggato e siamo andati nella cacchina. Quindi niente, non perdiamoci in chiacchiere, incominciamo, se no qui questa recensione la finiamo tra 3 anni e mezzo. Allora, qui c'è l'immagine di Princess Skystar in primo piano. E vabbè, scrivetemi sotto nei commenti se avete visto già il film in inglese, perché per chi non lo sapesse è già uscito in America e mi piacerebbe saperlo se qualcuno l'ha visto. E vabbè, poi il suo nome, poi qui vabbè il bottone dove metti le pile, vabbè, dopo c'è la musica, poi la nostra bellissima Princess Skystar insieme alla sua spazzola, che ovviamente le spazzole sono ovunque per l'Hasbro, cioè se non mettono una spazzola in uno dei loro giocattoli non è l'Hasbro per loro. Poi tutto lo sfondo con le note musicali, la scritta My Little Pony The Movie con le Main Six e altri personaggi del film. Poi qui dentro vabbè mostra come montare il suo trono a forma di conchiglia. E poi qui ai lati ci sono due sue immagini. E dietro c'è appunto la sua immagine mentre canta, la scritta My Little Pony The Movie, il suo nome, vabbè, tutte le avvertenze come al solito, e insieme al loro profilo Facebook e il loro sito. E qui in basso il loro logo e quella roba dei 3 anni. E niente, adesso andiamo ad aprile e... Perché aprile? Hashtag aprile, non aprire, ma perché? Vabbè, comunque adesso andiamo ad aprire la R, Jerry, dove cacchio l'hai messa? Mi dicevano che stavo bene, ma mi sa che non sto bene per niente, vabbè. Prosciutto! Ok ragazzi, dopo aver studiato 300 ogni mezzo di tecnica e siamo riusciti ad aprire questa bella tizia, abbiamo montato tutto e c'erano già le pile. Oh raga, la prima volta che in un giocattolo ci stanno già le pile. Hasbro, ti sei impazzita? Finalmente hai capito qualcosa finalmente in questo video? No, scherzo, sei brava Hasbro. E comunque adesso vi farò sentire un po' delle canzoni. E comunque il boccolo, per chi aveva paura che tipo, no, vi prego, dopo mi diventa capelli a spaghetto come a questa tizia, che io non gli ho fatto niente perché gliel'ho lasciati lisci e basta, ce l'ha già il boccolo, quindi finalmente l'Hasbro ha capito che i capelli potranno essere decenti in questa vita. E comunque adesso andiamo a provare qualche canzone. Comunque queste qua sono le diverse parti della canzone che canta lei insieme a Pinkie Pie, e poi arrivano anche le Main Six. Vediamo qualche altro spezzone. Comunque raga, ora non vi posso far sentire tutti gli spezzoni perché sennò qui ci metteremo una vita e mezza. Ma comunque avete capito, e la canzone lei canta. Però qui... nel giocattolo non ci sono le parole. Comunque non preoccupatevi, qui si può staccare Princess Skystar. Adesso ve lo mostro meglio. Eccolo ragazzi, in perfette condizioni, non vedo danni. C'è soltanto un po' sporco qui e vabbè un po' qui, ma raga, cioè, hanno mandato in un giorno Princess Skystar e questa qua veniva dall'America, quindi raga immaginate quante botte ha avuto questa povera donna. Pray for Princess Skystar, che è stata picchiata dalla stessa scatola stessa e dagli operatori che hanno buttato la sua scatola a casa. Sì, infatti ho ricevuto tante botte. Adesso mi fa male lo zoccolo. Non iniziare, ti prego, che siamo in un video. Non puoi iniziare a sclerare a caso. Scusa. Comunque la collana, come nel film, si può anche togliere. E devo dire che è fatta benissimo nei minimi dettagli.
E vabbè, anche la sua anti, mi ha fatto sexy. Oh, you touch my tralala, ok, anche no. Le orecchie le ha celesti, è tipo folletto, come su Pony Town, per chi ha Pony Town ha capito di che cosa parlo. E poi vabbè, ha il suo fiore. E poi ha il suo pettine che è verde acqua, oppure celeste, oppure... avete capito? Raga, io sono daltonica, no, scherzo. No, sarebbe una cosa orribile, ma comunque, raga, mi confondo con i colori. Perdonatemi, please. E comunque, se riuscite a vederlo, ci sono dei buchetti, appunto, da lì esce la musica. E così sembra che Princess Skystar canta. E vabbè, raga, cioè, parliamo nel rosa. Il mio colore preferito è il rosa. E c'ha il pulsante viola. E tra i miei colori preferiti è il viola, come potete vedere da Cerra. Forse avete già capito, ma comunque... Comunque, raga, per finire il video metterò una bella musica sex del film, della sedia appunto del trono di Princess Crystal, via! E ragazzi, il video è finito qui, spero vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Tutto fatto sono! Si è fumata troppa bamba! Ehi, io sono rimasta da sola, sì... Dovrei chiudere il video.